Bella raga, rieccoci su Kaistar Rail. Allora, oggi voglio parlarvi del perché voglio buildare Wealth DPS. Molto semplicemente, mentre lo stavo usando, per adesso è a livello 70, insomma, i suoi moltiplicatori mi stanno piacendo, fa veramente un sacco di danno e non l'ho neanche buildato, pensato come DPS. Quindi ho detto, ok, è tempo di studiare una build con Wealth dove effettivamente proviamo a fargli fare danno con crit. L'unico problema è che Welt per fare danno deve assolutamente proccare questa ultimate per mettere l'imprisonment. Perché? Perché l'imprisonment è quello che poi mi permette anche di applicare la retribution, che è quello che aumenta i danni che prendono i nemici, e oltretutto applicare gli slow ci aumenta tutti i danni che facciamo scalando col suo attacco grazie al talento. Se i nemici hanno lo scudo roto fa il 20% di danno in più poi quando lo scenderemo all'80 e inoltre il set di relic dell'imaginary procca con l'imprisonment, no? Quindi se il nemico ha dei debuff ci dà 10% di crit rate, se il nemico ha imprisonment ci dà 20% di crit damage che lo rende il miglior set DPS che c'è nel gioco in realtà a livello di relic 4x. Quindi ho detto ok, iniziamo a lavorare per una build crit di Welt, ma che abbia senso perché abbiamo bisogno di avere dentro anche effect iterate. Quindi iniziamo a vedere un po', voglio vedere con voi che ragionamenti ho fatto, che build sto cercando di raggiungere, cosa sto cercando di fare, così potete vedere anche voi e eventualmente potete provarci anche voi o dirmi la vostra. Quindi vogliamo fare Welt DPS, di cosa abbiamo assolutamente bisogno con Welt? Effect iterate almeno 43%. Perché abbiamo bisogno di 43% di effect iterate per proccare l'imprisonment della nostra ulti e il debuff della prima trace al 100%. Quasi tutte le volte, tranne alcuni boss che hanno troppa resistenza, quindi sarebbe improponibile in ogni caso. Abbiamo bisogno del set Wastelander, che come abbiamo detto prima ci dà crit rate e crit damage, e poi abbiamo bisogno del Salsotto o del Pangalactic perché ci danno stat flat che ci aiutano parecchio, crit e effect iterate. Ora, iniziamo da Salsotto Pangalactic. Prima cosa, che stat ci servono? Abbiamo bisogno con Welt di fare una rotation dove ogni 3 skill che facciamo, perché usando Welt DPS utilizziamo solo la skill e mai l'attacco base, ogni 3 skill che facciamo arriviamo a usare l'ultimate. Ora, Welt a 120 di energy, con la Rope Energy Regen, e adesso andiamo ai calcoli, riusciamo a fare l'ultimate ogni 3 skill. Quindi adesso andiamo a fare questi calcoletti qui. Quindi se noi consideriamo anche la trace di Welt che ci dà 10 di energy quando utilizziamo la ultimate, se facciamo una rotation normale senza energy regen arriviamo a 105 di energy, quindi ultimate che diventa 5 più 10 perché 10 dalla trace e 5 di base è l'ultimate più 30 per 3 che sono le 3 skill, arriviamo a 105 e non è abbastanza, dobbiamo arrivare a 120. Non è abbastanza neanche se sconfiggiamo un nemico perché arriviamo a 115, quindi ci serve per forza energy regen sulla rope. Mettendo Energy Regen sulla rope, che sia Pangalactico che sia Salsotto, non cambia niente, arriviamo a 125 e siamo a posto. Abbiamo la rotation perfetta con la rope, Energy Regen, che sia Pangalactic o che sia Salsotto, non fa differenza. Ora, come scegliere Salsotto contro Pangalactic? Questo è un bel casino, perché noi dobbiamo buildare 43% di effect iterate ed è un problema che abbiamo con Welt. È un problema perché chiaramente se giochiamo Welt DPS noi sul body non vogliamo effect iterate, vogliamo crit, che sia rate o damage, ok? E il fatto è che il Salsotto ci aiuta a buildare crit rate, che non è male, ci dà 8%, e poi aumenta i danni che facciamo con la ultimate, che non è fondamentale perché maggior parte del DPS di Welt viene in realtà dalla skill. E poi c'è il Pangalactic che ci dà 10% di effect iterate, quindi ci aiuta nel buildare effect iterate e ci dà 11% di attacco praticamente su tutto il nostro kit. Quindi la scelta è crit rate danno alla ulti oppure 11% di attacco più 10% di effect iterate. 11% di attacco perché è il 25% di 43, ok? Quindi io considero il 43 come valore, più effect iterate raggiungi poi più attacco ti dà in realtà. Comunque, e diciamo che non so se la scelta andrà in base a cosa trovo prima, però in realtà la scelta va in base a che pezzi di relic trovo prima, no? Andiamo avanti, parliamo del Wastelander, ovviamente il miglior set, ne abbiamo già parlato del perché. Come statistiche, come ho detto prima, chiaramente cerchiamo crit rate o crit damage, le scarpe speed, assolutamente, la rotation ci aiuta
avere una rotation veloce con Welt ci aiuta troppo a fare prima l'ultimate e a tenere l'uptime del debuff dell'ultimate il più spesso possibile. E planar imaginary damage, ovviamente per aumentare l'imaginary damage di Welt, e poi una rope energy regen tra i due set, come abbiamo detto prima. Substat, e qua arriviamo al punto. Substat, vogliamo 43% di effective rate, che diventa 33 con il Pangalactic. Crit rate fino a 60%, che poi dobbiamo cercarne 52, poi dipende da che body stiamo usando, se stiamo utilizzando Salsotto. Possiamo anche tenere in considerazione che poi abbiamo il Wastelander, quindi possiamo tenere in considerazione per il crit rate il Wastelander e possiamo tenere in considerazione per l'effect hit rate il Pangalactic eventualmente, poi crit damage e attacco. Quindi per le stat questa è l'idea della build, che però chiaramente è un casino perché abbiamo il problema effect hit rate con Welt. Ora, non c'è modo di saltare il fatto che abbiamo bisogno di 43% di effect hit rate su Welt, non possiamo proprio skippare questo problema qui. E però vogliamo giocare il body crit. Ora, abbiamo più opzioni. L'opzione 1 è che giochiamo una light con offensiva, come in The Name of the World, o quella del pass, oppure Good Night and Sleep Well, e cerchiamo substat effect hit rate nei pezzi di gear, ok? Che non è così improponibile trovare 30% o 40% di effect hit rate, però chiaramente ci toglie tante stat. L'opzione 2 è utilizzare una Lightcon che ci dà effect hit rate e poi aggiungiamo l'effect hit rate che ci manca nelle substat, e in quel caso lì non giochiamo Pangalactic, ovviamente perché la Lightcon già ci copre parecchio, oppure possiamo anche giocare Pangalactic in realtà, ma dipende da che Lightcon stiamo usando. La terza opzione è che usiamo effect hit rate sul body alla fine, ok? Quindi il problema è che perdiamo troppo crit se usiamo effetti trade sul body, quindi diciamo che a questo punto penso diventa una scelta personale e una scelta di ottimizzazione. Ovvero, se io sto farmando le relic del set imaginary, in base a cosa trovo nelle relic del set imaginary scelgo cosa farmare nel planar, no? Anche perché dopo abbiamo bisogno di cercare la rope energy regen e il planar con il imaginary damage, quindi diventa veramente un casino. Comunque, non importa come, dobbiamo raggiungere assolutamente sto 60% di crit rate, 100 più di crit damage e 43% di effect hit rate, il che rende Welt uno dei PG da buildare più complicati che c'è secondo me, e proprio perché trovare poi effect hit rate specifica nelle substat è complicata, 60% di crit rate devi vedere col body e poi c'è il crit damage che ti serve comunque, quindi c'è anche quel discorso lì, insomma. Dobbiamo gestirlo con le stat che troviamo, ma l'idea della build penso proprio che sarà questa. Oltretutto io ho ragionato Welt anche in ottica di dove arrivare Yukong, perché Yukong poi ci bufferà crit rate e crit damage, quindi magari possiamo dedicarci meno al crit grazie a Yukong, perché Yukong poi bufferà anche il danno immaginario a tutto il team, quindi buffa tantissimo anche Welt sotto quell'aspetto lì, e lo buffa sotto crit rate, attacco, crit damage e immaginary, quindi per me è fantastica da giocare con lui. C'è da dire che in ogni caso la Lightcon, quella nuova di Silverwolf, la 5 stelle che c'è in rate up nel banner limited, è sicuramente la migliore perché ci dà crit rate, ci dà effect hit rate e ci dà un ulteriore debuff che aumenta i danni fatti ai nemici, quindi è proprio la best in slot, ma essendo limited non posso mai consigliarla o prenderla in considerazione, c'è da dire. Quindi nulla, diciamo che l'idea della build è questa, quindi fatemi sapere se avete già pensato qualcosa del genere, se volete provarla, se vi è di aiuto sapere come sto andando a buildare Welt. Io davvero mi sembra che questo personaggio faccia tantissimi danni e anche senza una build del genere, e con una build del genere secondo me può veramente brillare, no? Diciamolo così, quindi sono curioso di vedere come esce fuori, ma per il resto grazie mille a tutti per il supporto, grazie mille a tutti per l'aiuto, e siete fantastici anche solo per dedicare tempo a quello che pubblico in live, nei video eccetera eccetera, grazie mille, noi ci vediamo alla prossima live o al prossimo video, è bella!